Assolutamente, era una partita da vincere, possibilmente da vincere due volte, cioè vincendo con più di 5 punti di scarto. La verità è che oggi abbiamo vinto due partite in una, essendo sotto pressione, perché sapevamo tutti che perdendo poteva veramente diventare molto molto grigia, e di questo mi piace sottolineare il bravissimo che va dato a tutti i nostri giocatori e ringraziamento ai nostri tifosi, perché hanno quasi riempito il palazzo in un'atmosfera quasi da playoff. Ci hanno aiutato molto e sono contento di poter condividere con loro e con tutti voi la gioia di aver battuto Montegranaro, perché se non sbaglio erano anni e anni e anni che la VL non batteva Montegranaro a Pesaro. La svolta quando sono arrivati più punti anche dagli esterni, fino a quel momento l'attacco era stato un po' monodimensionale, molto incentrato sui lunghi. Noi avevamo deciso fin dalla palla 2 di attaccare molto l'area, perché secondo noi poteva essere un punto debole di Montegranaro. Direi che abbiamo avuto ragione, perché abbiamo raccolto strada facendo un sacco di falli. E se avessimo segnato i tiri liberi con una percentuale più degna, la partita sarebbe vinta con uno scarto maggiore, ma non lamentiamoci, perché ripeto, il piano partita era andare dentro sia con i lunghi che con le guardie, e direi che l'abbiamo fatto con buona continuità anche contro la zona. Sì, abbiamo cercato di recuperare, però anche in modo così, insomma, poco lucido, per cui era molto difficile recuperare. Abbiamo in alcuni momenti non abbiamo fatto le cose necessarie quando sei in difficoltà, e quindi giocavamo contro una squadra che chiaramente era molto, molto carica, molto presente, e che ha approfittato di tutte le nostre manchevolezze del momento. Il nostro peggior momento è stato il loro miglior momento, sicuramente per grandissimi meriti loro, un po' per demeriti nostri. Non siamo stati capaci di fermare la partita e di non lasciare andare il punteggio a quasi 20 punti di scarto, e quindi non ci siamo riusciti, quindi brava Pesaro. Ho fatto i complimenti in sala stampa, li faccio ancora adesso, perché effettivamente hanno giocato una grande partita, molto solida, ma non solamente solida, anche di grande concentrazione. Persa la partita, ribaltata anche la differenza punti, quindi la stagione, la corsa per la salvezza si allunga. Ma si allunga, no, rimane tale, giochiamo ancora 10 partite, quindi non è che ci aggiungono qualche partita in più. Abbiamo 10 partite da giocare, sinceramente non è mia abitudine speculare sulle disgrazie degli altri, quindi noi dobbiamo cercare di fare il nostro dovere, giocare meglio di come abbiamo giocato oggi, cercare di vincere le nostre partite, e nel modo migliore, poi finendo con una vittoria, di aspettare i risultati degli avversari. Guai se devi perdere la partita e poi dopo aspettare e sperare che gli avversari abbiano perso. Insomma, cerchiamo di costruirci il futuro con i mezzi nostri, poi dopo facciamo tutto quello che abbiamo la possibilità di fare. Se poi i nostri avversari, come è capitato oggi, dimostreranno di essere più bravi di noi, gli faremo i complimenti. Ritornate in palestra, ancora siete alla ricerca di una maggiore tranquillità ed avere veramente tutto a disposizione? Sì, adesso abbiamo bisogno veramente di allenarci, cosa che abbiamo fatto a spizzichi e bocconi nelle ultime settimane. Adesso fortunatamente anche Maio ha recuperato dall'infortunio, anche se non è ancora al 100%. Io sono sicuro che abbiamo la possibilità di lavorare in palestra tutti al completo, avremo la possibilità di giocare meglio di come abbiamo fatto oggi. E ce l'abbiamo fatta e dobbiamo continuare così per diverse settimane, perché ancora siamo lì ad inseguire e il nostro desiderio deve continuare ad essere alto per metterne una dietro. Ma le difficoltà del primo tempo erano legate magari al talento dei nostri avversari e anche alla loro, diciamo, voglia di partecipare a questo evento importante per entrambe le squadre con voglia di vincere, e la nostra difesa è stata messa in difficoltà da questi due aspetti della Sutro Montegranaro. Nel secondo tempo c'è stata una voglia da parte dei nostri, io prendo due esempi, la grinta di Trasolini e la difesa faccia a faccia di Musso contro Maio, dal mio punto di vista se non il migliore, uno dei primi tre playmaker che ci sono oggi in Italia, e la nostra difesa direi che ha fatto la differenza nel secondo tempo. Sì, cioè abbiamo purtroppo una tradizione completamente negativa, perché la Sutro è riuscita nel passato a vincere sempre sul nostro campo. Stasera abbiamo interrotto questa tradizione e, cosa più importante, abbiamo battuto un'avversaria diretta per la corsa alla salvezza e abbiamo girato ampiamente la differenza canestri. Adesso basterebbe arrivare pari per festeggiare uno scudetto, perché per noi quest'anno la salvezza è come uno scudetto.